C'è gente? Mm-hmm. Quanta? Piano piano. Più di ieri? Sì. Più di ieri? C'era? Sì. Mazza, sul mondo era piena. Siamo a Larino, siamo entrati in Molise. Neanche fa troppo freddo. 12 Infatti io ho 12 gradi, quindi ho tolto la giacca pesante e ho messo questa giacca che ormai conoscete, che ce l'ho da un sacco di anni, è una giacca un po' portafortuna. La giacchettola io la chiamo. E le cose stanno andando bene. Speriamo bene. Continuiamo a battagliare in questi ultimi giorni. C'è un mucchio di gente che non vuole andare al voto e io soprattutto cerco di rivolgermi a loro. Magari gli scriverò nei prossimi giorni pure una lettera molto rispettosa, perché poi certe motivazioni le posso anche comprendere, però non le accetto oggi come oggi, perché chi non vota pensando di fare un torto al sistema in realtà gli fa il più gran favore. Sembra assurdo, ma chi non vota favorisce proprio quei partiti che l'hanno indotto a non votare. Dobbiamo farlo capire e far capire ancora di più quello che al Movimento 5 Stelle siamo ampiamente la prima forza politica del paese. Ci abbiamo un consenso enorme, il discorso è sempre sta legge elettorale che, come sapete, è stata fatta per colpire il movimento, però dipende sempre dal popolo italiano. Però voglio anche ricordare che questa legge elettorale è stata fatta per non far vincere nessuno, quindi per far vincere tutti tranne il Movimento 5 Stelle, perché tutti sono disposti a fare un mega inciucio tranne il Movimento 5 Stelle. Sono così, ragazzi, sono diabolici. Lo sapevano che il movimento andava da solo e cercano di penalizzarci. Cioè, questo significa proprio truccare le regole. Però io penso sempre che, nonostante vi sia una legge elettorale balorda, comunque poi alla fine decide il popolo italiano. Speriamo bene. Andiamo, Andrea? Andiamo. Ci siamo? Sì. Ci stanno pure le prime battute ai giornalisti? Un paio di battute. Ahia. C'ho una voglia. Io. Andiamo. Dopo. Salve. Salve a tutti. Così è meglio. No, no, io devo fare scendere anche la mia telecamera personale. Buona giornata a tutti. Prego, Telemolise. Sarà il sud a fare la differenza a queste elezioni politiche? Beh, noi senz'altro al sud siamo molto molto forti, però non lo so. Non so che dire. Non so leggerla, vedo tantissimo consenso, però non lo so, perché la legge elettorale è stata fatta proprio per penalizzare il Movimento 5 Stelle, è una vergogna, infatti bisogna sempre ricordarlo. È stata fatta per far vincere, per non far vincere nessuno, cioè tutti tranne il Movimento, tutti sono capaci di mettersi d'accordo. No, io quelli non li guardo proprio, non ci hanno mai preso. Dicono che non ci sarà maggioranza. Ma io i sondaggi non ci hanno mai preso negli ultimi anni, quindi io non guardo questo. Guardo le piazze, il consenso, parlo con le persone e speriamo di convincerle a dare un'occasione all'unica forza politica che non è responsabile della distruzione. Grazie, disponibile ad aprire con 5 Stelle per un governo. Non ho letto queste dichiarazioni, non commento le dichiarazioni, adesso apertura. A me interessano i problemi dei cittadini. Qua sono spariti i problemi dei cittadini. Questa campagna elettorale nessuno parla delle problematiche relative ai disabili, ai malati, alle persone che si ammalano nella terra dei fuochi e non solo lì, perché l'avete vista l'inchiesta su De Luca. Infatti, Battista, c'è un commento su questa inchiesta che coinvolge parte del PD. Mi viene da vomitare. Cioè, come sempre, la camorra e la politica corrotta uccidono i cittadini, perché in quelle terre, con lo sversamento illegale di rifiuti, le persone muoiono. E a me interessa parlare di questo, perché occorre salvare la vita ai cittadini italiani. E il Partito Democratico è indecente se continua appunto a salvare la stirpe De Luca. Perché un elettore molisano dovrebbe votare il Movimento 5 Stelle? Ascolteranno le idee, io racconterò quelle che sono le nostre priorità. Quali e sono poi le valuteranno. Una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese, una vera legge anticorruzione per salvare, ripeto, la vita anche dei cittadini, perché la corruzione uccide in questo paese, e il reddito di cittadinanza per impedire che vi siano giovani al di fuori dell'Italia a fare i lavapiatti o cinquantenni che non sanno più che fare, perché a 50 anni se perdi il lavoro. L'astensionismo e basta, non certo Renzi, Berlusconi, Salvini, per noi questi non esistono. In Molise è molto sentito il tema della sanità, il privato detiene il doppio dei posti letto rispetto al pubblico.
l'hanno qui c'è un ospedale apposta. Smantellato all'Arino. L'hanno fatto apposta, cioè finanziatori delle campagne elettorali dei politici, RAS delle cliniche private, li hanno finanziati e poco a poco la politica ha smantellato la sanità pubblica a vantaggio del privato e oggi magari conviene di più anche economicamente rivolgersi al privato che al pubblico, ma questo non è, il paziente non è un cliente, per cui il Movimento 5 Stelle al governo intende sostenere la sanità pubblica come vuole la Costituzione, perché qua in questo paese tanti italiani, milioni, rinunciano a curarsi per difficoltà economiche. Il Molise è anche la regione che detiene il più alto tasso di emigrazione giovanile. Vedete quanto serve il reddito di cittadinanza per permettere appunto a ricostruire un tessuto economico delle città. Io sto girando, non vado nelle grandissime città, vado in centri un po' più piccoli e noto la desertificazione dei centri storici, tra l'altro centri storici bellissimi. E quando un centro storico diventa deserto entrano magari anche i criminali delinquenti a ripopolarlo. Per cui è necessario il reddito di cittadinanza e il sostegno alla piccola e media impresa, ai piccoli artigiani. Piccolo è bello, piccolo è bello. Sulla questione rimborsi Berlusconi cita slogan 5 Stelle onestà onestà per commentare. No, Berlusconi deve soltanto rendicontare quanti quattrini ha dato alla mafia, quando rendiconterà io gli risponderò. Qual è il suo commento sulla questione rimborso? Che sono fiero di una forza politica che restituisce 23 milioni di euro, punto. È compatto il Movimento 5 Stelle? Poi estremamente compatto, ma si vede pure da queste piazze. Sono fiero, poi chi ha detto che ha restituito tot e ne ha restituito meno, scusate, ma sta fuori, ma questa è serietà. Ma vedete, i partiti politici salvano le teste politiche di gente indagata per corruzione. Oggi Fio De Luca dice il 15% è per me, oh, ma che paese è questo qua? Di Battista c'è un complotto contro di voi per non farvi vincere. Ma i partiti politici sempre hanno fatto questa roba. Qual è la novità? Fanno di tutto, non so se definirlo un complotto, cioè perché alla luce del sole, il complotto è qualcosa di nascosto, loro alla luce del sole hanno fatto di tutto da quando noi siamo nati per distruggerci, perché? Perché siamo il loro nemico, il loro problema, si alzano una mattina e dicono come possiamo distruggere il 5 Stelle, come quando, che ne so, giochi a risico, ti capita la tessera, devi distruggere l'Armata Rossa, ecco, tutti i partiti devono distruggere il 5 Stelle, ma non ce la fanno e non capiscono perché, come fanno questi inesperti, come ci chiamano loro, che si muovono con un camper, con un cellulare, ad essere la prima forza politica del paese senza dare finanziamento pubblico ai partiti, senza una sede, senza un giornale, senza una TV. Dicono come fanno con la passione. Per questo ce la facciamo. Senza governabilità come si farà? Quello dipenderà dai cittadini. Scusate, innanzitutto se già ci dite che non ci sarà governabilità state diciamo certificando che questa legge elettorale è una merda. Io non l'ho fatta, per cui occorrerebbe già non votare chi ha scritto e votato una legge elettorale puro letame. Giusto? Perché se si parla già ora di ingovernabilità, se tutti i politici parlano di ingovernabilità, saranno responsabili loro che hanno fatto questa legge elettorale? Perché a me viene da vomitare l'idea che il prossimo Parlamento, la prima cosa che dovrà fare è un'altra legge elettorale. Ma i problemi dei cittadini, ma quando ci pensano questi politici? Grazie. Grandissimo, bravo. Come state? Bene. Mi raccomando. Buongiorno. Facciamo fuori sti maiali. Saluta tutto il gruppo. Bravo Alessandro. Bravo Alessandro. Grande. Grande Ale. Ale, mi passare. Tre giorni per votare a voi. Guarda. Grande Alessandro. Come va? Sto bene. Ciao Alessandro. Ah, guarda chi c'è sta. Com'è sta piazza? E noi oggi abbiamo 800 tappe, tutta dopo il Molise. Buongiorno, mi sentite? Sì! Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, di cuore. Grazie di cuore. Prima di iniziare saluto anche le persone lassù sul terrazzo,
Come va? Venite con noi. C'è lei. Aspettiamo giù. Se mi porta poi un caffè, perfetto. Grazie. Pure della moca, senza zucchero. E presentiamo i candidati al collegio criminale di qui. È davvero è bellissimo vedere una piazza stracolma alle 11:30 del mattino. Evidentemente c'è speranza e fiducia in questo movimento. Tra poco vi dirò quelle che sono le nostre priorità. Valuterete voi se votare, non votare. Io non sto girando l'Italia a chiedere il voto. Racconto soltanto il paese che vorremmo. E un paese fondamentalmente normale. Pretendiamo un paese normale. Poi valuterete voi. Prego. Grazie. Il fatto che siete qui significa che siete cittadini e non siete sudditi. Grazie di essere qui. Io sono Luigi Di Marzio, sono stato direttore del Cardarelli e anche dell'ospedale di Larino per un certo periodo, quando si erano inventati il complesso Cardarelli Vietri, se vi ricordate. Lo sono stato fino al giorno in cui ho accettato la candidatura, il giorno successivo sono stato sostituito, una pura coincidenza. Di mestiere faccio il medico, mi occupo di medicina sociale, mi occupo dei problemi della collettività, non solo dei singoli individui, e la mia visione del mondo non poteva non essere vicino a quelli degli amici del Movimento 5 Stelle, perché una cosa che fanno gli igienisti, quelli che si occupano di medicina preventiva, è pensare nel lungo periodo. Noi non possiamo raccogliere domani i frutti di quello che facciamo. Se vacciniamo le bambine contro l'HPV, fra 30 anni vedremo crollare il tasso di carcinomi del collo dell'utero. Dobbiamo ragionare in prospettiva. La stessa cosa che fa il Movimento 5 Stelle. Non vuole raccogliere il consenso elettorale domani per interessi di bottega, per interessi di poltrona. Vuole che il Paese possa svilupparsi nella libertà. Un'altra cosa che facciamo noi igienisti quando andiamo nei paesi del terzo mondo è insegnare alle persone a lavarsi le mani, perché lavarsi le mani cambia la salute delle persone. Non potevo che essere vicino all'unico movimento che ha veramente le mani pulite. E quando per fare buona medicina c'è bisogno di competenza, ma c'è bisogno anche di cuore. Anche per fare buona politica, tutto di cuore, e io questo l'ho trovato soltanto nel Movimento 5 Stelle. I rappresentanti del popolo, quelli che avrebbero dovuto tutelare le istituzioni, sono quelli che mi hanno deluso, ci hanno deluso, hanno portato il Paese a questo punto. Ecco perché di fronte a questo scenario io non potevo che essere vicino a loro, perché gli altri quando parlano di cuore, quando mettono la mano sul cuore, lo fanno da fuori. Dovremo prendere le nostre decisioni, ricordiamoci di queste persone, ricordiamoci delle loro facce, perché le facce parlano, le facce dicono quello che uno ha nel cuore. E noi abbiamo Sadini per poi spenderlo per il loro tornaconto, cambiando bandiera ogni volta che gli conveniva. E ci hanno anche insegnato che è una cosa giusta, perché solo gli sciocchi non cambiano mai idea. Vuol dire che noi abbiamo avuto il Parlamento più intelligente che la storia repubblicana ricordi. E a questo proposito, visto che siamo molisani, un grande molisano, un grande italiano, Vincenzo Cuoco, nel saggio sulla rivoluzione napoletana, scriveva nel 1801 che quando i rappresentanti del popolo tradiscono il mandato ricevuto dal popolo, il popolo ha diritto all'insurrezione. Ed è questo che noi vogliamo, ma non l'insurrezione delle armi, l'insurrezione delle coscienze. Perché solo l'insurrezione delle coscienze potrà evitare che ci sia quella delle armi. Allora io vi chiedo a tutti di non darci solo il voto, noi vogliamo il vostro affetto, vogliamo che ci siate a fianco, perché il Paese lo si cambia soltanto tutti insieme. Grazie. Grazie. Io sono Antonio Federico, candidato sull'uninominale della Camera, e stiamo girando in questi giorni tantissimo, in questi anni lo abbiamo fatto altrettanto, e voglio riprendere la parte finale del discorso di Luigi. Noi non siamo qui a chiedervi un voto, siamo qui a supplicarvi di votarci,
perché noi non vogliamo più vedere il nostro futuro in mano a gente che non ha prospettive e che non ha idee. Noi ci sentiamo frustrati anche in questo senso, tutte le volte che ci bocciano le proposte, tutte le volte che dobbiamo inseguire loro, quando noi invece abbiamo le marce in più per correre e portare avanti questo paese e questo territorio. Noi lo possiamo fare. E vi voglio dire anche un'altra cosa. Se qualcuno di voi volesse immaginare di votare centrodestra qui, in questo collegio, io non lo so, però voterebbe il rappresentante di Matteo Salvini. Ricordatevi questo, ricordatevi questo. Il centrodestra in Molise, a Campobasso, a Termoli, a Larino è rappresentato dalla Lega di Salvini. Dall'altra parte non è che siamo messi meglio. Ecco, qualcuno già intuisce l'antifona. Dall'altra parte c'è il più impresentabile di tutti. Dall'altra parte c'è il braccio destro del presidente della regione Molise che ha condiviso tutto lo sfascio che in questi 5 anni un territorio come Larino ha visto, da partire dall'agricoltura, dalla chiusura dell'ospedale e dei presidi di pubblica sicurezza. Questo è il centrosinistra. Il Partito Democratico presenta queste persone che ci fanno la morale a noi, che fanno la morale al Movimento 5 Stelle quando loro hanno calpestato la loro di morale e hanno fatto fare una figura, non lo posso dire perché c'è mia madre, a livello nazionale. E che succede? Noi quando vediamo dei problemi con i nostri li allontaniamo. Il Partito Democratico li premia, prima li fa diventare vicepresidente della regione e dopo li candida all'Unione Nazionale di Campobasso. Vittorino Facciolla è l'avversario. E qui li dobbiamo, se vogliamo chiudere questa stagione del Partito Democratico in Molise, dobbiamo votare il Movimento 5 Stelle il 4 marzo. E ve lo dico con il cuore in mano. Chiudo con un piccolo esempio di coerenza e onestà. Io e Patrizia Manzo in 5 anni abbiamo rinunciato a 600.000 euro di stipendi senza nessuna legge, e sono veramente tanti soldi. Non c'è bisogno di fare leggi, basta la volontà. E questa roba qui, la coerenza, quello che si dice con quello che si fa, noi ce l'abbiamo, lo abbiamo dimostrato stando dalla parte della minoranza. Vogliamo farlo da dopo il 4 marzo come governo del paese. Dateci questa opportunità. Grazie Larino, grazie Molise. Grazie. Prima ascoltavo gli interventi appunto dei nostri candidati. Senz'altro è bene ricordare certi politici quel che hanno fatto, perché è un paese senza memoria, è un paese di sudditi. Nello specifico Salvini è entrato in politica nel 1993, io ero al liceo, pensate. La prima volta che venne eletto fu nel 1993, un anno prima di Berlusconi. Dall'altra parte, che ve lo dico a fare, la politica professionista ha creato i Franceschini, le Finocchiaro, i Napolitano, uno che è entrato in Parlamento nel 1953, 65 anni fa. Sono 65 anni che il popolo italiano gli paga lo stipendio. Vi potrei parlare di storture, corrotti, corruttori, traditori della patria, ma che serve? Ma che sono loro i nostri avversari? I telegiornali ancora mi domandavano prima di commentare dichiarazioni appunto di Grasso, Salvini, Berlusconi che parla di onestà, che devo commentare? Gli ho chiesto soltanto pubblicamente di rendicontare i quattrini che ha dato alla mafia Berlusconi, e mi querelasso un'altra volta Berlusconi. Perché ci è toccato a noi andargli sotto la villa a dire quello che nessun altro aveva il coraggio di dire, a cominciare da questi ipocriti di sinistra che hanno fatto finta opposizione per 20 anni, io ci sono pure cascato tante volte. Una domanda,
C'è qualcuno che è la prima volta che partecipa a un evento in Piazza del Movimento? Io. Sulle mani, per favore. No, io la seconda. La prima volta? Io. Tantissime. Io. Dove stava lei in precedenza? Perché non era venuta mai, non partecipava mai? Dormiva. Per lavoro. Per lavoro, sì. Cioè, siete benvenuti. Magari c'è qualcuno qui che è anche curioso. Qualcuno che ha votato in precedenza altre forze politiche e si è sentito tradito. Anche io. Cioè, guardate, stiamo tutti nella stessa barca. Questo non è un comizio, è un'operazione di presa di coscienza collettiva, anche di ammissione collettiva di qualche sbaglio. Io ho votato Veltroni una volta, scusate, non lo sapevo, non credevo. Li vedevo in televisione, credevo che si facessero opposizione sul serio, che il PD fosse opposizione a, diciamo, all'illegalità rappresentata da Berlusconi, mi sbagliavo. Poi sono entrati in Parlamento, io l'ho visti questi di sinistra, hanno sfasciato questo paese, hanno sfasciato i diritti dei lavoratori, pensate ancora di più del centrodestra, però lo fanno chiamandosi compagni tra di loro, tirando sul pugno chiuso, ogni tanto citando Berlinguer, ma loro hanno abolito l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma vi rendete conto? E dicono i valori della sinistra, ma quali valori? Quegli altri. La riforma liberale, no? Le imprese, vanno sostenute le imprese, hanno creato Equitalia. Oh, questo paese ha fatto la rovescia, Equitalia l'ha creato il centrodestra. Però tutti quanti, quando l'Europa ha dato l'ordine, hanno votato la legge Fornero, mettendo appunto veramente in difficoltà i pensionati. Tutti quanti. Perché un minimo di memoria lo dobbiamo mantenere. Perché la legge Fornero l'hanno votata gli ex comunisti, Bersani e compagni. L'ha votata Berlusconi, che poi va in giro a dire pensione a 1.000 lire, poi si sbaglia con le lire, con le cifre, con quei fogli. Dategli una mano, rimettetelo in naftalina. L'hanno tirato fuori dal cielo, non sa dove. Fai in giro, non sa di stare in televisione, parla di Bagliocchi Romani, dei sesterzi. Siamo nel 2018. Una cosa incredibile, rifirma lì con te, non sapeva che firmava, pensava di cambiare la mafia. Ma tranquillo. Querela, ma infatti c'è, cioè, che possono querelare soltanto me. Poi facciamo una frase collettiva, la diciamo tutti, così le telecamere di Mediaset vi riprendono tutti quanti e poi vi querelano pure a voi. La legge Fornero l'ha votata pure la Meloni, no? La destra sociale, i valori, prima la patria, gli italiani, i patrioti. Ha votato la legge Fornero, abbassando la testa agli ordini di questa Unione Europea, che ha detto appunto di votare la legge Fornero. Allora ha ancora senso parlare di destra e di sinistra? Io non ne parlo più. Io vi parlo oggi di alcuni progetti che abbiamo in testa, alcune soluzioni per il popolo italiano, poi voi valuterete se essere d'accordo o meno. Però vi dico che il nemico principale oggi del popolo italiano, non so Renzi e Berlusconi, Salvini, siamo noi stessi. Perché siamo un popolo abituato, purtroppo da troppi anni, a subire, a abbassare la testa, a pensare che prima o poi arriverà il salvatore della patria. Non arriva il salvatore della patria, ma neanche io sono un salvatore della patria, io sono un cittadino come voi, non candidato, che gira all'Italia, che ha preso un'altra scelta, voglio fare politica fuori dalle istituzioni, nelle piazze, e mi sta dicendo non votare 5 Stelle, ma facciamo un pezzo di strada insieme, vediamo uniti quello che riusciamo a fare, vediamo, proviamo, tentiamo. Cerchiamo di sostenere l'unica forza politica che non è responsabile dei disastri che ci circondano. Vediamo! Abbiamo la certezza sul 5 Stelle? No! Pensate che noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, siamo cittadini come voi, ma ci stiamo impegnando, perché l'alternativa qual è? Continuare a abbassare la testa, espatriare, salutare il proprio figlio a Londra a fare il lavapiatti e rivederlo soltanto a Natale o mandargli magari una caciotta perché c'ha nostalgia di casa? Questo è! Siamo destinati a questo tipo di vita. Se vi piace, tranquilli, sapete chi ve l'ha creata questa vita, sapete chi continuare a sostenere, sapete, li conoscete già tutti, il sistema, la politica professionista, uomini lì dentro che pensano ai loro interessi e non agli interessi del popolo italiano, ma neanche è colpa loro, io sono arrivato a pensare, perché questo è il sistema. Nel momento in cui tu pensi che la politica sia una professione, il tuo lavoro, faresti di tutto pur di non perderlo, è anche umano.
perché nessuno vorrebbe perdere il posto di lavoro. Allora il punto è intervenire su questo concetto, no? Distruggere il tema della politica professionista, perché non è vero questa storia agli esperti e gli inesperti. Oh, ma guarda che gli esperti che ci abbiamo intorno hanno massacrato la sanità in Molise, gli esperti che abbiamo intorno hanno portato la disoccupazione giovanile in questa regione a livelli inaccettabili, gli esperti. Ma credetemi, quel palazzo è fatto male, è una vasca di squali, se non stai attento, entri lì dentro parlando dei problemi cittadini e finisci a parlare dei problemi tuoi. E inizi a pensare esclusivamente a come continuare a starci in quel palazzo. E ve lo dice uno che ha preso la decisione di non ristarci, proprio perché ne ho individuato pure una certa pericolosità e poi pure perché francamente voglio vivere una vita più bella rispetto a una vita che si vive frequentando Gaspare, le Sant'Anchè, queste persone qua. Sta meglio fuori, si sta meglio, in questa piazza io sto meglio, mi sento bene intimamente. La mia vita al di fuori ha una qualità maggiore, questa è la verità. Decidete voi con chi stare, io non sto qui a dire votate 5 Stelle, io vi sto chiedendo soltanto di schierarvi, schieriamoci insieme, facciamo, ripeto, un percorso insieme, rischiamo, qualcuno dice rischiamo, perché pare un rischio, no? Sostenere una forza politica che non è mai andata al governo, giovani, anche se mica ci sono soltanto giovani, è un rischio. Ma questi che faranno? Vanno lì da soli, non fanno inciuci, restituiscono i soldi, non prendono finanziamento pubblico. Perché fanno questo? Perché a un certo punto certi comportamenti assolutamente originali rispetto alla scena politica, non soltanto italiana ma mondiale, quasi fanno nascere qualche sospetto. Ma perché? Perché Di Battista fa comizi in giro per l'Italia? Neanche è candidato. Che vuole in cambio? Nulla. Mi interessa il paese, mi interessa un paese più pulito per mio figlio che ha 4 mesi e mezzo, per la mia compagna, per la mia famiglia, per mio papà che è un piccolo imprenditore, per mia mamma che è una pensionata minima. E mi interessa un po' di giustizia sociale, perché non posso accettare di vedere il mio paese morire ucciso dal conflitto di interessi. Questo è il dramma e ne parliamo soltanto noi. Questo è il dramma, ma è legato, questo è il dramma. Io credo fermamente nel Movimento 5 Stelle, in quanto il Movimento 5 Stelle ha un paio di regole fondamentali che mi fanno pensare che le proposte che tra poco vi presenterò riusciremo appunto a realizzarle. Poi valuterete se saranno per voi proposte buone o cattive. Uno è l'autofinanziamento. Noi ci muoviamo con quel camper, giriamo l'Italia, ci nutriamo con cose che ci regalano quel camper, pare una salsa ementeria, entrate dentro, ci sta pure il pizzicarolo, si dice a Roma, ci stanno, aprite la stiva, ci stanno tutti i formaggi d'Italia, incredibili, e ci autofinanziamo, cioè chiediamo libere donazioni da parte dei cittadini, se volete ci date 1 euro, 2 euro, 5 euro, se non volete non c'è problema. Ma noi così non dobbiamo sottostare a nessun ricatto di qualche grande finanziatore. Sapete com'è stata massacrata la sanità qua? Non perché arrivano i cattivi, mica sono cattivi, sono controllati. Qualche politico è corrotto, ma anche quelli incensurati sono controllati, collusi con il sistema del finanziamento. Qualche RAS di qualche clinica privata sostiene le campagne elettorali dei politici e i politici massacrano la sanità pubblica a vantaggio della privata, spingendo sempre più cittadini a rivolgersi al privato perché costa meno rispetto al pubblico, ma non perché il pubblico è malvagio, perché il pubblico l'hanno massacrato e la sanità pubblica l'hanno trattata come un bancomat per la politica, distruggendola a vantaggio del privato. Ma la stessa cosa fanno con la scuola. L'obiettivo è la privatizzazione dei diritti. Io mica ce l'ho con le imprese private, io mi taglio lo stipendio mio e do quattrini che per legge mi spetterebbero alle imprese private. Ci credo fermamente nell'impresa privata, ma istruzione, sanità, trasporti, acqua non sono merci sulle quali lucrare, ma sono diritti da garantire ai cittadini dal pubblico. Perché non lo fanno? Perché sono cattivi? No, perché sono controllati. Caltagirone, uno che c'ha il Messaggero, il Mattino di Napoli, il Gazzettino, interessi nell'acqua, e che fa? Massacra 5 Stelle perché gli ha detto no alle Olimpiadi, perché c'aveva pure interessi sui terreni per costruire strutture olimpiche e perché vuole la ripubblicizzazione dell'acqua. Come vuole il popolo italiano che ha votato un referendum? Cioè a un certo punto dobbiamo pure ricordare quello che noi abbiamo fatto
per cambiare il futuro, ripensiamo pure al nostro passato per cambiare un po' il futuro. Io ieri sono stato a una trasmissione televisiva da Reggetti sulla 7, a un certo punto mi hanno domandato come sono riuscito a spendere 1.070 euro, non mi ricordo, ad agosto 2017. Io ad agosto ho girato tutta la Sicilia, tra l'altro rinunciando alle mie ferie, poi in Trentino ho continuato a fare battaglie in piazza, dovunque, quello che faccio sempre, che non è soltanto campagna elettorale per me, è attività parlamentare. Io giro per le piazze d'Italia a raccontare quello che faccio. E una domanda in un paese normale sarebbe, mi scusi, dato che i partiti politici si sono fottuti negli ultimi 20 anni 2,7 miliardi di euro di rimborsi elettorali, facendo una truffa e danno del popolo italiano che si espresse contro il finanziamento pubblico ai partiti, mi spiega lei come ha fatto a spendere solo 1.070 euro per un mese facendo tutte queste attività politiche tra Sicilia e Trentino Alto Adige? Questa deve essere una domanda in un paese normale. E mi fanno i conti in tasca a me, che ha restituito 200 e passa mila euro. Questi si sono fottuti miliardi di euro, soldi nostri, soldi che non dovevano andare ai partiti politici, che il 5 Stelle, l'unica volta che è entrato in Parlamento nel 2013, ha rifiutato 42 milioni di euro. Ma ci credete o no adesso? Perché tanti non ci credono. Magari grazie a sta polemica per qualcuno che ha restituito meno del dovuto, no che non ha restituito, ha restituito meno del dovuto. Oggi quantomeno tutti gli italiani sanno, ma allora è vero che 23 milioni di euro l'hanno restituito alle piccole e medie imprese, perché non lo fanno l'altro? Perché non lo fanno gli altri? Ma vi rendete conto? Non è accettabile che per una settimana si parli di qualcuno che ha restituito meno del dovuto rispetto all'unica forza politica nella storia di tutte le democrazie europee che si è tagliata gli stipendi e non l'ha mai fatto nessuno, piuttosto che dei problemi reali. Io giro l'Italia e mi parlano di disabilità, degli ospedali che chiudono, del sistema sanitario al collasso, degli insegnanti che si trovano avvilite dal sistema della chiamata diretta, della disoccupazione giovanile, dei sessantenni che perdono il lavoro. Che fa un sessantenne oggi in questo paese che perde il lavoro? Cosa fa? Torna a casa? Si vergogna, qualcuno si impicca, qualcuno si ammazza pure, però non li calcolano più i suicidi per ragioni economiche, perché figuratevi, no? È disdicevole dare questi numeri, non disturbiamo il sistema, parliamo del Jobs Act, parliamo dello 0,1 del lavoro aumentato, anche se è un lavoro di bassissima qualità, un lavoro precario, figuratevi. Che fa un cinquantenne, un sessantenne, torna a casa, si vergogna, chiede scusa alla moglie, si sente un fallito, invece che c'entra? Non c'entra niente lui. Sta lì, magari sta lì sul divano, smette pure di cercare lavoro perché dice ma chi me lo dà a me il lavoro a 55 anni, ma cosa posso fare? Quindi magari c'ha il figlio che va all'università e deve pure allungare i tempi dello studio perché deve andare a lavorare, deve andare a portare qualche pizza in più, un call center, sbattersi per portare qualche denaro a casa, per dare una mano alla mamma, che inizia a fare pure economia. Oggi mangiamo un po' meno questo e magari mangiamo più quest'altro. Questa è la vita reale. E dice a un certo punto i soldi non bastano, le bollette bisogna pagarle. Sai che facciamo? Sì, ho questo male, mi fa male qui lo stomaco, però evito di farmi 2-3 visite sto mese, così magari risparmio, tanto che sarà mai. Poi magari quel male lì, quella cosa, era qualcosa di serio. Non è così che succede, non è questa la vita normale. E magari qualche padre di famiglia, preso dalla disperazione, va a pagare le tasse sulla disperazione. Le tasse sulla disperazione sono le slot machine, il gioco d'azzardo. Scende di casa, c'ha 20 euro da parte e dice c'ho soltanto 20 euro, provo a giocarmene un po', chissà che oggi non sia fortunato, magari vinco, torno a casa e posso dire a mia moglie, amore mio, questo mese riusciamo a pagare le bollette in tempo. Ma questa è vita, questa è vita, e questo è il tessuto, queste sono le esperienze che raccolgo io, questo succede. Allora capite perché serve il reddito di cittadinanza e non ci stanno i soldi, assistenzialismo, ma questi sono matti, non ci stanno i soldi, gente non ha trovato 20 miliardi a debito per salvare le banche che loro signori hanno spolpato e non ci stanno 18 miliardi di euro per contrastare la povertà, per impedire la fuga di un giovane dal Molise, per impedire la depressione e qualche volta addirittura qualcosa di peggio per un cinquantenne, un sessantenne, o per aumentare la pensione minima a 780 euro, visto che l'Istat certifica in 780 euro la soglia di povertà. Non ci stanno i soldi, 5 miliardi di euro spesi in Afghanistan, 5 miliardi di euro regalati in Intesa San Paolo, vitalizi, finanziamento ai partiti, massi stipendi, opere inutili, parlano del ponte sullo stretto questi, infami, del ponte sullo stretto, messaggio alla mafia, ancora il ponte sullo stretto che la gente si muore di fame. Yeah.
ma ci rendiamo conto, ci svegliamo assieme a me, ci svegliamo, ci vogliamo svegliare, svegliamoci, poi votate chi vi pare, ma riprendiamo coscienza, creiamoci su insieme come popolo unito, basta, è possibile, basta. Se continueremo a lasciargliele passare tutte, continueranno a passarci sopra sempre. Questo è il meccanismo. Io non vi sto dicendo, ripeto, votateci. Vi dico che abbiamo in mente appunto il reddito di cittadinanza, una legge anticorruzione per colpire la corruzione. Andatevi a vedere oggi su internet, sui cellulari, la seconda puntata dell'inchiesta che ha fatto Fanpage su Camorra e rifiuti tossici in Campania. La corruzione uccide! La corruzione non è soltanto drammatica perché aumenta il costo di un'opera, sapete la storia, in Italia un chilometro d'autostrada costa il triplo rispetto alla Francia e alla Spagna. La corruzione uccide, perché questi criminali vanno dai politici, li corrompono, il politico gli garantisce l'appalto, tanto una parte gli torna al politico. Sentite quello che ha detto in questa inchiesta, diciamo intercettato, il figlio di De Luca, questa stirpe di politicanti pericolosissimi. Sentite! E cosa fanno? Sotterrano rifiuti tossici pericolosissimi sotto le nostre case e ci ammaliamo di cancro. Quindi la corruzione uccide. E oggi io devo salvare il popolo italiano. La prima cosa è intervenire sulla corruzione. Noi lo possiamo fare perché non ci abbiamo mica legami con la Camorra. Mica abbiamo preso quattrini a destra e a manca. Mica ci abbiamo qualche corrotto da salvaguardare. Lo capite che la legalità salva la vita. La legalità ci salva la vita. Dà un futuro, un presente. Impedisce la fuga dei nostri giovani. Permette la costruzione di infrastrutture che servono. Che servono, non il ponte sullo stretto. Capite quanto è importante insistere sulla legalità? Certo non è facile in questo paese dove si insegna ancora troppo spesso ai figli ad essere furbi più che ad essere bravi. E non funziona così. Perché questo è un paese profondamente ipocrita. Gliele sto dicendo tutto, sono andato da pazzo e gli ho detto qua se in Italia dici cazzo Berlusconi ha pagato Cosa Nostra c'è chi si scandalizza per il cazzo, questo ha sbiancato. Ma è così! È così! Però utilizza il turpiloquio. Li vedete questi fenomeni del politicamente corretto, che alzano il mignolo, che si bevono il tè in acqua minerale, sempre precisi, sempre ben vestiti, sempre incravattati. Sempre precisi, non sbagliano mai un congiuntivo, non sbagliano mai la consecuzione, hanno comunicati stampa perfetti che gli scrivono magari i loro enormi staff, pagati sempre da quattro nostri, tranquilli. Però poi hanno sventrato i diritti dei lavoratori, la sanità pubblica, hanno votato leggi elettorali incostituzionali. Ma scusate, ma un politico che vota una legge incostituzionale, cioè che viola la Costituzione, non è come un medico che si dimentica bisturi nello stomaco di un paziente. E voi fareste rioperare da un dottore che ha dimenticato il bisturi nel vostro stomaco? E perché dobbiamo rifarci fare le leggi da quelli che hanno già votato leggi incostituzionali? Diamo l'opportunità a qualcun altro, poi valuterete! Ma poi valuterete! Qua vicino c'è un adriatico e continuano a trivellare perché ci dicono ah si esce dalla crisi con le trivellazioni, ma veramente credete a queste balle? Guardate che oggi se si investe 1 miliardo di euro in energie rinnovabili, si producono tra energie rinnovabili e efficientamento energetico i nostri edifici 17.000-18.000 posti di lavoro. Se lo stesso miliardo lo investi in fossili, crei 500 posti di lavoro. Il 5 Stelle, un piano energetico nazionale per uscire dal 2050 dalle fonti fossili, l'ha scritto, ce l'abbiamo pronto, con fior di esperti, con persone esperte del settore delle rinnovabili, l'abbiamo scritto. E oggi occuparsi di ambiente, di energie rinnovabili, non rappresenta soltanto qualcosa per migliorare l'aria che respiriamo, il nostro ambiente, e quindi in un certo senso anche aumentare poi il turismo, in questo paese che dovrebbe campare soltanto di turismo, cultura ed enogastronomia, lo sappiamo tutti, no? Ah, queste sono frasi fatte, dicono, ma altrove con un decimo di quello che ci abbiamo noi ci campano non lo so quanto, organizzatissimi, bravi, arrivano turisti su turisti, spendono i soldi, mangiano le loro cose e noi ci abbiamo il cibo migliore del mondo. E lo so perfettamente perché ci accampa a piedi. Serve investire nelle rinnovabili a creare posti di lavoro, posti di lavoro. L'Italia deve ripartire lì, sulle rinnovabili. Che noi siamo geni, gli altri sono stupidi? No, gli altri sono interconnessi con i lobbisti del petrolio. E ritorniamo al tema del conflitto di interessi.
fino a che ci saranno lobbisti del petrolio, vicini o finanziatori delle campagne elettorali, qualche politico, i politici, pure se è estremamente più conveniente investire nelle rinnovabili, continueranno a soddisfare i loro finanziatori. Quindi votate chi vi pare, però prima di votare qualcuno verificate chi gli ha dato i soldi nella sua campagna elettorale. Come prima di credere ad un articolo che leggete, verificate chi c'è nel consiglio di amministrazione del giornale che lo pubblica. Perché se il giornale Repubblica, che oggi è un partito editoriale contro il Movimento 5 Stelle a favore del PD, il cui patrono è un tal De Benedetti, uno che si è fatto dare le soffiate da Renzi per fare affari sulle banche popolari, uno che alzava il telefono e si faceva prestare non so quanti milioni di euro da MPS e l'ha restituito a Tazzo Bocconi, ma tanto poi interviene il popolo italiano, no? Ci chiedono noi di cacciare soldi fuori per salvare le banche che lo signori hanno spolpato, e che ci fa? Noi tutti zitti, abbassiamo la testa, ce l'ha chiesto Gentiloni. Lui è gentile, non è arrogante come Renzi, lui è tranquillo, non sporca, non macchia, non parla, sta bene, tranquillo, noi lì stiamo lì e ci facciamo. È vero? Però 5 miliardi a Chiesa San Paolo e 20 non so quanti a MPS, soldi nostri, nostri. Conflitto di interesse è questo. Il Movimento 5 Stelle intende tutelare i risparmi dei cittadini italiani in altre regioni, ma poco a poco anche qua. Guardate, non sapete quanti sono stati truffati i cittadini con i risparmi, eh? Presi in giro magari dal sistema bancario, sì, investi, comprati queste obbligazioni, sono sicure, poi a un certo punto fallisce quella banca o falliscono quelle obbligazioni, perché? Perché le banche a nostra insaputa hanno comprato con i nostri soldi titoli tossici, hanno fatto derivati che sono scommesse sulle scommesse, speculazioni di ogni tipo, con i soldi nostri, ma le banche non dovrebbero fare banche. Le banche non dovrebbero prestare i soldi magari a un piccolo imprenditore qui a Larino per permettere di comprare un altro macchinario, fare un po' più di concorrenza, aumentare lo sviluppo della sua azienda, così da poter assumere un ragazzo e evitarne la fuga. Non dovrebbero prendere le banche e prestare qualche soldo a una famiglia, a due ragazzi giovani di Larino, per mettere su case, per mettere su famiglia, in questo paese fatto alla rovescia dove i giovani non lavorano e quindi fuggono e i nonni non riescono a fare i nonni ma devono lavorare. Nel paese che sogno io i giovani lavorano e i nonni fanno i nonni. Punto! Perché i nonni sono importanti, io lo so, importantissimi, fondamentali per la crescita di un nipote, fondamentali. Poi gli viziano le cose, cioè mia madre ama molto più mio figlio di quanto non abbia mai amato a me, non so se ti capita pure qua, io sono sparito ormai. Io proprio entro casa, come sta Andrea? Ma io ci sono anch'io qua, eh? Vabbè, tu sei grande, cioè io pure ho bisogno, magari ho la febbre o qualcosa, no? Incredibile, proprio saltella, felice, ringiovanita. Capita pure, cioè, lei, fatti cenare, 5 nipoti, auguri. Che meraviglia, eh? Di cucina. Oggi voleva te a pranzo. Non posso perché devo andare in Puglia. Guarda che si mangia bene qua. E qual era il menù, signore? Spaghetti, pasta e ceci. Poi la tua, pizza con la cipolla, pasta e ceci. Poi ho preso 7 kg in questo tour. Sto a mangiare come andiamo cristiani. Allora, che stavamo dicendo? E concludo. L'unico modo per tutelare il risparmio di noi cittadini è intervenire sul sistema delle banche, pretendendo trasparenza, dividendo le banche commerciali, cioè le banche normali, dalle banche d'affari, quelle banche che diciamo giocano in borsa, per semplificare. Oggi in Italia non sono divise, quindi ripeto, a nostra insaputa con i nostri soldi fanno operazioni di speculazione e poi magari mettono a rischio i nostri risparmi, ma stiamo scherzando. Con il Movimento 5 Stelle al governo si dividono così, il cittadino è informato, saprà che se mette quei soldi in quella banca farà la banca, sosterrà il territorio, le famiglie, due giovani, un imprenditore, punto. Poi se decide di rischiare, di metterli altrove, è informato. Un cittadino informato, un cittadino libero, sovrano, che non si fa prendere in giro, vedete quanto è importante l'informazione. Poi quello che vogliamo fare è creare un tesoretto congelando parte dei grandi stipendi, dei grandi dirigenti di banca, e lo congeliamo e gli ridiamo quei soldi dopo 3 anni che hanno finito di lavorare in quella banca. Così se Dio guardi nei 3 anni successivi, no? Quando loro hanno già smesso di lavorare in quella banca, dovessero scoppiare dei crack bancari che mettono in pericolo i risparmi cittadini, intanto abbiamo un tesoretto messo da parte per intervenire, coprire e sostenere i risparmiatori truffati. Semplice, perché io devo intervenire, devo tutelare i risparmi dei cittadini italiani. Per quale motivo lo possiamo fare? Perché non abbiamo conflitti di interessi col sistema delle banche private. E oggi i politici ce li hanno, nomi e cognomi vi faccio. Romano Prodi, prima di diventare Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione Europea, era consulente in Goldman Sachs, banca d'affari. Mario Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio, era consulente in una banca d'affari, Goldman Sachs.
Mario Draghi, prima di diventare presidente della BCE, eccetera, eccetera, è consulente in una banca d'affari, Goldman Sachs. Barroso, presidente della Commissione Europea, poi è importante l'Europa perché ci impone l'età in cui andare in pensione, i prezzi alla fede alla Grecia, qua i trattati di libero scambio che non sono mai liberi perché il mercato libero non esiste, non è mai libero, diceva Don Lorenzo Milani, non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali, l'avete visto, mentre noi, questo a me mi ha fatto impazzire in questi giorni, mentre tutti i giornali parlavano di fascismo, antifascismo, ancora, vuoi contrastare i rigurgiti di intolleranza, di razzismo, investi sullo Stato sociale, crea un reddito di cittadinanza, sostieni la scuola pubblica, sostieni la sanità pubblica. Certo, io non posso commentare i minuti di raccoglimento, i comunicati stampa, dichiarazione Grassi e Salvini, basta, perché mentre c'erano dei ragazzi con le camicie nere e gialluce, ancora nel 2018, grazie a Dio regime, grazie a Dio morto e sepolto, ci stavano ragazzi vestiti di rosso con i volti coperti, noi siamo antisistema che picchiavano un carabiniere, ma che antisistema sei se picchi il carabiniere? Ma è incredibile! Ma occupatevi delle banche, ma fate informazioni, combattete il capitalismo finanziario, lottate per i vostri diritti, non che vi sfogate su un carabiniere di 50 anni, e questo si chiama lottare contro il sistema. E mentre io vedevo questa, appunto, nostalgici da una parte, contro nostalgici dall'altra, viva il Duce, abbasso il Duce, io mi domandavo, ma sapete cosa sta succedendo in questo momento? Che mentre voi state lì a giocare alle ideologie, succede che giù in Sicilia, a Pachino, gli agricoltori smettono di raccogliere i pomodori Pachino perché di fianco nel negozio, non gli conviene più, di fianco nel negozio vendono i pomodori Pachino e Camerun. E magari l'olio tunisino e le arance marocchine. Oh, i prodotti nostri, ma li vogliamo tutelare. No, perché destra e sinistra sono tutti liberisti. Il libero mercato funziona per tutti, ma non è mai libero. Perché magari giù si producono certi prodotti, magari anche di qualità decisamente più scadente, con condizioni lavorative per gli agricoltori molto più basse, e per quello magari arrivano a prezzi più bassi e fanno concorrenza sleale. Ma come sono stati i prodotti? Come sono? E allora la risposta non è proteggiamo un po' i nostri prodotti. Guardate che in America lo fanno, proteggiamo un minimo i nostri prodotti. E la risposta è, per abbassare il costo dei nostri prodotti, abbassiamo le condizioni lavorative dei lavoratori italiani. Ma vi rendete conto la follia? Ma fino a quando andremo avanti su questa strada? Noi non siamo in conflitto di interessi con questo mondo, noi non abbiamo conflitto di interessi con la grande distribuzione, con i grandi centri commerciali, saremo capaci di tutelare il piccolo imprenditore, il piccolo agricoltore, il piccolo artigiano, così riparte questo paese, è normale, queste sono le nostre idee. Se pensate che possa ripartire con più acciaio, più cemento, col ponte sullo stretto, con le trivellazioni, con il TAV, sapete chi votare, però poi non vi lamentate almeno, non vi lamentate. Ieri, e concludo, questa inchiesta che hanno fatto i giornalisti in terra di Camorra, rischiando la vita, andando in mezzo alle campagne con un paio di camorristi che gli hanno spiegato il sistema, dammi questi quattrini, sotterra qui i rifiuti, poi andiamo lì, ungiamo il politico di turno. Io ho pensato a quanto sia ancora di più necessaria l'introduzione della figura dell'agente provocatore, carabinieri e poliziotti, non lo vogliamo. Carabinieri e poliziotti altamente qualificati, l'agente provocatore si chiama così, una misura, un'idea che funziona altrove, da inserire, infiltrare nella pubblica amministrazione, sotto copertura, capaci di provocare il reato di corruzione. Un carabiniere, un poliziotto sotto copertura vanno lì, lavorano 2 o 3 mesi, nessuno sa che sono poliziotti e carabinieri, si inseriscono, si fanno conoscere. Poi a un certo punto, al momento giusto, un poliziotto e un carabinieri tira fuori una mazzetta e la presenta al politico. Se il politico se la becca scattano le manette, così sconfiggiamo la corruzione in questo paese. Quella provocazione, quell'agente provocatore. Quello che è avvenuto grazie a questi giornalisti che si sono finti, diciamo, imprenditori dei rifiuti. E l'abbiamo scoperti così certi, diciamo, soggetti. Questo è il paese che abbiamo in mente. Io vi ho parlato di alcune idee, valutate voi. Io però vi chiedo solo di schierarvi, di prendere in mano la vostra vita, di smettere di delegare, di spegnere la televisione a parte quando ci vado io. Non li vedete? Che possiamo fare?
Lo so, c'ha ragione. La 7 non la prendo. Lo so, ragazzi, c'ha ragione. Io faccio il mio. Io sto facendo il mio. No, no, te lo dico. Ognuno deve far proprio. Giusto. Ognuno deve fare il proprio. Io vi chiedo che ognuno faccia la sua parte. Ognuno deve fare solo la sua parte. Cominciando a parlare molto di legalità, controinformandosi. Come avete fatto voi, io vi ringrazio. Guardate che chi scende in piazza comunque si è schierato. Poi potrete votare movimento o meno. Ma comunque siete scesi in piazza, presi da un dubbio. E il dubbio è rivoluzionario, il dubbio inizia a lavorare dentro. Ma fammi sentire un po' che dice questo. Fammi verificare. Verificate quello che ho detto. Attenzione, per l'amor di Dio. Non vi fidate. Verificate. Però iniziamo un po' a capire, a farci prendere dal dubbio, a farci prendere da questo amore per la politica che è bellissima, ce l'hanno rovinata questi soggetti, ma è bellissima la politica, se ci facciamo rovinare la vita da questi soggetti allora siamo noi che variamo poco, guardate che variamo tanto, molto di più di questi personaggi che io li vedo, l'ho frequentati, che fanno finta di litigare nel talk show, poi si incontrano nel bar della camera, lì mi hai dato un bel attacco in televisione, bravo, io ti ho risposto, però dai abbiamo guadagnato entrambi, però che bello, tutti e due abbiamo tirato fango sul 5 Stelle, questa è la dinamica, ve l'assicuro, questa. Valutate il movimento da alcune cose, da come si finanzia, dal fatto che presenta incensurati. Valutate il movimento da questa piazza e sembra una piazza normale, senza intermediazioni. I carabinieri stanno giù in fondo tranquilli, forse per applaudire e non farsi vedere, ma stanno giù tranquilli. E io li ringrazio, io li ringrazio. I poliziotti stanno là tranquilli. Pensate se fossero venuti qua la Boschi, ci stavano i cecchini da sopra i tempi, avrebbero sigillato i tombini, bloccato il paese, orde di forze dell'ordine per proteggere il cittadino dalla Boschi, non la Boschi dei cittadini. È così o no? Guardate, non è questa l'immagine di un paese normale, che si parla, ci parliamo, ci confrontiamo. Io ascolto quel ragazzo, mi parlate, mi dite c'è sto problema, mi date l'olio. Quintali di olio, la pizza con la cipolla. Capito? La pizza con la cipolla. Succedono delle cose incredibili. Anche questa è la differenza. Una volta mi è capitato, durante il tour che fece il motorino, venne pure qui in Molise, me lo ricordate, a Termo però. Stavo su in Liguria e a un certo punto stavo a fare, mi ero fermato un attimo con il motorino sulla strada, vedo un signore sulla cinquantina che mi rincorre agitando il braccio, pensavo questo sarà Renziano, vedremo che vorrà, era pronto a montare sul motorino, andiamo prima. Si avvicina, c'aveva in mano 50 euro, mi dice, si avvicina, prenditi, per metterci benzina. Io non posso accettare, francamente, faccio una donazione al movimento. Allora mi fa, tu sei un mio dipendente, il Parlamento hai l'obbligo di prenderti i miei soldi. E io gli dico, io non posso accettare questi soldi. A un certo punto mi è venuto in mente di riavvolgere il nastro, qualche anno prima immaginavo, Governo Monti, sta stessa scena. Uno che rincorre un politico per dargli i soldi e il politico non possa accettare, è una cosa incredibile. È vero. E questo è il movimento, persone normali che hanno deciso di schierarsi, di mettersi di traverso ad un sistema e il sistema si vendica, soprattutto mediaticamente, cercando di far apparire i carnefici, le vittime e viceversa, sono bravi in questo. Diceva Malcolm X, se non stiamo attenti i media ci faranno amare gli oppressori e odiare gli oppressi. State attenti, è questo il sistema, noi ci siamo messi di traverso a questo sistema dove partiti, banche e giornali sono la stessa cosa, partiti, banche e giornali sono la stessa cosa, il 10% del Corriere della Sera ce l'ha in mano Mediobanca, dove dentro c'è pure il gruppo bancario di Berlusconi, e no, chi ci sta Mediobanca? Sì, ci sta pure Unicredit, il Corriere della Sera detiene quattrino di Unicredit se non erro, questo è il sistema, le banche infilate pure nel sistema mediatico, occhio, come? La Consi, figurate che non se ne parla, figurate se si parla del più grande appalto d'Europa, 2,7 miliardi di euro, figuratevi, no, bisogna sapere, di Battista 1067 euro come la spesa ad agosto 2017. E coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio attaccano noi dicendo che ce li siamo tagliati troppo poco, ma andassero a fare il culo! Grazie. Perché ogni tanto io ho parlato, credo bene, in maniera, però il turpiloquio rafforza un determinato concetto, inserisce il vaffanculo, riesce ad arrivare molto bene, fare arrivare un concetto nel cuore dei cittadini, cioè, è bene. No. Fatemi dire a me queste cose che ho l'immunità parlamentare ancora con me.
Io vi ringrazio di cuore, schieratevi perché l'Italia è il paese più bello del mondo. Viva il Movimento 5 Stelle e viva il Molise. Grazie a tutti, grazie. Se volete fare una donazione qua, è questa la macchina, infilate la carta di credito che vi verrà clonata immediatamente. Pure 5 euro, esce fuori la ricevuta con un ringraziamento speciale da parte di Luigi Di Maio, una cosa incredibile. Arrivo, grazie, grazie di cuore per l'affetto, a me questa roba mi ricarica, mi dà benzina. Grazie, buona giornata a tutti quanti. Come va? Auguri! Che da male!